abbiamo già un movimento, oggi nascerà un movimento che c'è già. Non siamo né di destra e né di sinistra, né centrodestra né centrosinistra, noi siamo sopra, sopra, sopra. Il PDL che dice che nelle nostre liste non ci devono essere condannati. Ah, e allora chi cazzo si iscrive in quelle liste lì? Vedere la frantumazione della politica, dei partiti. Bene, carissimi amici, carissime amiche, buonasera a tutti. Benvenuti in diretta da Napoli, Galleria. È fantastico! Ah, Dio, 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 Dio! Quanto malo! Dio, 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 Dio! È fantastico! E Cuperlo, che parla di sinistra, in quest'aula dove si è cantato Bella Ciao quando doveva essere cantato nei cavò delle banche alle quali avete regalato miliardi di soldi nostri. Siete senza ritegno. O si governa o si va tutti a casa, non ci sono margini. Solo un governo a 5 stelle potremo davvero avviare il risanamento del paese. In mezzo non c'è niente, niente, siete niente. Noi le argomentazioni le produciamo, siete voi che siete sordi, soprattutto in commissione. Siamo sul tetto di Montecitorio. Siamo saliti ormai da un'oretta e stiamo facendo questo gesto eclatante per difendere la nostra Costituzione. Viste tante scelte del PD, lei è una di quelle che ha votato il condono di 1,5 miliardi di euro alle slot machine e mi viene a dire che vuole risparmiare 1 miliardo di euro dal Senato. A procedere direttamente al voto finale per assicurare che la deliberazione dell'Assemblea sul decreto legge IMU Banca Italia avvenga nei termini costituzionali. A maggio ci saranno le elezioni europee e sarà un momento fondamentale, decisivo. A maggio il Movimento 5 Stelle vincerà, sì, vincerà le elezioni, sarà la vittoria di un popolo che si rialza e che a testa alta e senza più la vostra mediazione inutile e macchiata andrà nel cuore di Europa a ridiscutere tutto, il Trattato di Lisbona, il Fiscal Compact, l'euro, il debito. Allora signori, se ci volete in Europa, perché bisogna vedere se l'Europa può stare senza l'Italia, attenzione, perché noi è come se non avessimo più dignità di paese, di uno dei paesi più importanti a livello manifatturiero,